Sono Ethnic, graffiti writer, disegno da circa 22 anni quest'anno, toscano originario, ma non è tanto importante in quanto sin dall'inizio ho dovuto viaggiare. Il bozzetto rimane la prima fase, perché comunque tutte le idee che ho anche viaggiando, guardando fuori dal finestrino, tutte queste cose le riporto su carta. Ogni cosa porta allo sviluppo dell'altra, quindi quando lavoro su tela porto avanti certe idee che poi riporto su muro. Certe idee che sviluppo mentre disegno sulla parete le riporto poi su tela, quindi tutto è connesso, non è che sono due mondi diversi. Ho sempre lavorato con la bomboletta spray, lavorando sull'elaborazione del nome, come sono le basi dei graffiti. E questa, comunque, anche se oggi mi presento in maniera apparentemente diversa, è la base su cui lavoro, cioè il nome e comunque la diffusione del mio nome il più possibile in ogni città, in ogni evento, rimane una caratteristica per me importante. Il muro di fondi è la rappresentazione in grande scala di un bozzetto che ho sia su carta che ho riportato anche in una serie di tele e nelle serigrafie che vedrete nella mostra. Quindi il tema del bonsai, che comunque è questo albero che avvolge degli agglomerati urbani, sarà presente in varie tecniche, sia sulla parete in grande, nel suo bozzetto che sarebbe lo sviluppo sulla serigrafia e nei disegni che comunque ho lasciato. Questo è un muro un po' più cupo che avevo in mente già da un po', e anche se poi io sviluppo molto col colore, però volevo una visione un po' più scura in quel bozzetto lì. Se vedete c'è anche un personaggio comunque nascosto, però c'è, e questo è un argomento nuovo che sto affrontando quest'anno, legato anche ad altre esposizioni che farò nei prossimi mesi.